Salve ragazzi, ben ritornati su Poco un'avventura finto. Dunque, dopo aver recentemente, dico recentemente perché è successo qualche ora fa, Silver Legend, ora possiamo continuare con avventure su Fento. Che non mi ricordo cosa dovevamo fare tecnicamente. Sono un attimo di rincoglionismo addosso. Corso 10. Prendi questo, ok, grazie. Sconfiggi Terro e potrò usarla. Ah, ok, quindi boh, basta andare di qua. Benissimo. Quindi, forza. Gliela insegniamo a qualcuno che non mi serve. E chi la potrebbe imparare? Casa d'accoglienza di Acquavalle. Andiamo a vedere un attimo dentro chi. Teo, ti sei ripreso, ne sono felice, grazie. Questo posto offre accoglienza di coloro che hanno bisogno. La maggior parte delle volte le persone che non qui o che ricoveriamo noi hanno subito un naufragio. Le acque che circondano Acquavalle sono difficilissime da navigare. Le acque. Salve, in cosa può servirti? Compra. Benissimo. Comperiamo qualcosina. Dovrebbe sempre esserci. Repellente? No, è solo questi. Male. Vabbè, prendiamoci una buona dose di repellenti. E pozioni ne abbiamo. E prendiamo anche delle. No, Megaball. Ok. Bene. Ora possiamo andare avanti. C'è un tizio che sta guardando il cartello. Non so perché ho ricaricato di nuovo la squadra. Vabbè, comunque devo rendere. Penso lui. Scusa, Onduom. Per il momento, niente. Ah, Bidoof non la impara. No. Diamine. E ora come faccio? Non posso insegnare la mossa a chi non serve. Non voglio insegnarla a loro. Dai, ti prego. No, dai. Mi sa che non ho altra scelta, perché qui non posso andare avanti in altro modo, altrimenti. Va bene, allora togliamo Bidoof. Purtroppo ci tocca. Zaino, forza. E gliela insegniamo a Aaron, dai. Togliamo Fango Sberla. Ai, mi spiace. Quindi, vabbè, andiamo avanti. Percorso 10, possiamo usare forza. E ci togliamo finalmente queste rocce dalle scatole. Prendo le due bacca pesca. Prendo le due bacca frago. Prendo le altre due bacca pesca. E le altre due bacca frago. Benissimo, e ora continuiamo ad andare avanti. Qui sono, sembra nel percorso 10, Tempesti alla nuova città che dovremmo raggiungere. Una Pokéball che trova una vita, bene, altri soldi facili. No, don't sfidarmi. Vabbè, dai. Fulmine, boom. Azumarill, sì. Fulmine, boom. Ma va, che non mi fa niente. Possiamo scelta Tangela. E con Tangela o Tangela mettiamo un bel bracciere. Ok, salgo al 31. Poi c'è Ledian, un altro bel bracciere. Facciamo due, dai. Ok, benissimo. Ora, possiamo andare avanti. Porca miseria. Ferartigli, boom. Ferartigli, boom. Wynazleaf. Potevo cambiare Pokémon, ma ho sbagliato. No, non è effetto, ovviamente. Sono un idiota. Andiamo avanti. Tu? Questa dovrei andare ad affrontare per prima. Quella di Tempestia o quella di Acquavalle? Ah, quindi anche. Siamo a Tempestia. Oh, nuovo. Pensavo che sarebbe schiuso. Non voglio Wynaut, mi spiace. Erboristeria Pokémon, erba amara, erba sana, bla bla bla. Ti ragiono i soggetti termali, vero? Strano che un personaggio come te le apprezzi. E ok, andiamo subito a ricaricarci già la squadra, perché qua c'è comunque un'altra palestra. Dov'è che... Se metti un Pokémon innocente... No, magnetico, che rischio una persona di lava. Che cazzo sta di... Drogati. Qui c'è un signore. Sta facendo schiudere un nuovo le sorgenti termali. E le hanno dato un nuovo, vabbè, tanto Wynaut non lo voglio. Non ho più l'età. Ok, tu? Lascia quest'isola andare altrove. Ok, che ne dici fare qualcosa nel frattempo che aspetti? Sì, andremo a sconfiggere la palestra. Questa città è isolata rispetto alle altre, l'unico modo per comunicare con loro sono le navi. L'ho notato. Ok, non dobbiamo andare nell'erboristeria, bensì dobbiamo andare nella palestra. Oh no, assolutamente malissimo. Questa è una cosa malissimo. Ho sbagliato di nuovo. Vediamo che Pokémon hanno qua. Ok, hanno Pokémon tipo Spettro,
che non ho mosse. Ah sì, ho Ondum con con Morso. Sì, ottimo, ottimo. Userò lui. No. The School, Morso. Yeah. Guardate come funziona bene. Morso, yes. Yes, ragazzi miei. Ok, quindi penso che dovremmo andare in questa direzione. Poi un altro bel morso. Poi c'è Chappette con un morso. Ciao. Sì, mentre adesso non me ne ero accorto perché stavo tecnicamente registrando, quindi non ci ho badato più di tanto. Sta piovendo nella palestra. Ok, che la città si chiama Tempestia e sarà sicuramente una città che odio, perché ho una fobia dei temporali assurda. Però perché chiamarla Tempestia? E perché far piovere di... Vabbè, no, no. Perché far piovere dentro la palestra? Vabbè, non facciamoci nemmeno più domande. Basta mettere Meditite con i Pokémon di tipo spettro, porca Eva. Che adesso... vabbè, ti becchi l'attacco rapido. Ah no, non gli ha fatto niente. Tac. Vabbè, andiamo avanti. Ok, è arrivato dalla cavalestra. Uno sfidante, sì, che bello, non vedo l'ora di una lotta. Io, Gosta, la migliore amica di Pokémon Spettro, accetto la tua sfida. Così, a caso. Perché mi ha messo il punto interrogativo? Ok, turno di casa mi ha dato in campo da Gosta. Quindi io metto Ondum. Piove, grazie per avermelo detto. Non me ne ero accorto. Quindi utilizzo Morso, subito iniziamo. E Gasly, viene subito messo capo. Oh, bene, bene. Sableye. Sableye, non so se possa tipo competere contro un Sableye. Fortunatamente non usare bruciapelo. E si protegge ancora. Adesso ti utilizzo Fulmine. Probabilmente ti ricaricherai, vero? No, io pensavo usassi... Come si chiama? Individua. Invece no. Vabbè, meglio così per me. Metto un attimo Metang. Utilizzerò Ferratigli. Tazak. E intanto Sableye ci saluta. Massima scelta. Come avete visto, è Banette. Livello 34. Io continuo a utilizzare... Ferratigli, anche se mi ha utilizzato maledizione. E adesso, a meno che non si ricarica. Ok, si è ricaricata. Usa maledizione e si ricarica. Vaffanculo. Mettiamo Aron un attimino. Perché voglio ricaricare anche Metang. No, infamata. Codacciaio. È l'unica che posso utilizzare con Aron, quindi utilizzerò Codacciaio. Boom. Pensavo di togliessi di più. Vabbè. Ma ha fatto dispetto. Attenzione, ora piango. Guardate quanto poco gli è rimasto. Perché? Non è giusto così. Dai. Un altro codacciaio, ma fallisco ovviamente. Ok, anche Banette allora ci saluta. Benissimo. Metto anche 651 punti e sale a livello 35. La prossima scelta sarà Dusclops. Dai, lasciamo lui ormai. Tanto per così poco. Ah no, riesco ad attaccare anche prima. Wow. Utilizza inseguimento, va bene. È tempo di rimettere Ondum. Con un bel morso. Super efficace. Quasi. Bene, utilizziamo un'altra volta e... Boh, ciao. Benissimo. Prossima scelta sarà Miss Dragius. Niente di così... Hard. Utilizza solo di... No, mi ricordo. Dove non andavo avanti. Ok. Cos'era? Dark Rising. Che continuavo a utilizzare Storm di raggio Mais Ravius. Me lo ricordo bene, me lo ricordo molto molto bene. Ok, intanto Ondum a livello 33. Ultima scelta è Gengar, che mi utilizza Ombra Notturna. Potrebbe essere un problema se non ricarico immediatamente. Potrei rischiare, quindi cambio un attimo il Pokémon e utilizzo una bella super pozione. Utilizzo Ombra Notturna e spero di riuscire a utilizzare almeno Psichico. Confusione, chiedo cosa. Psichico. Vorrei super efficace. No, Gengar ovviamente riesce ad attaccare lo stesso. Ok, male male. Dai, ormai abbiamo vinto. Gengar nemico è confuso. Scrocchiamoci le dita.
riesce sempre ad attaccare ovviamente, ma io col mio morso ho vinto la sfida contro il Ghosta. Corbezzo l'ho perso, paziente è stato comunque divertente. E vinco 3600, yeee! Yeah. Allora, dovresti darmi una medaglia o sbaglio? Ah giusto giusto, una medaglia, eccotela, essa proverà che mi hai battuto. Te lo riceve la medaglia spettro da Ghosta. Sinceramente non ricordo a cosa serve questa medaglia, cosa? Ah giusto, grazie a essa potrei utilizzare Surf, beh ci vediamo in giro. No, perché ho fatto così? Vabbè, andare semplicemente dritto, vabbè. Comunque andiamo a ricaricarci i Pokémon. E ora potremmo usare la nave. Tutto pronto, Candidopoli arriviamo. Va bene, andiamo a Candidopoli. Ghosta? Teo, tutto a posto durante il viaggio? Sì, tu come sei arrivata qui? Diciamo che i miei mezzi mi sono fatto aiutare dai miei fantastici Pokémon. Ah, ora è tutto più chiaro. Andato in palestra, mi è piaciuto tanto. Voglio farti un regalo. Tornerà sicuramente utile. MN3. Con Surf potrai navigare sul mare senza problemi. Il navigatore che ti ha accompagnato si trova qui vicino, sul percorso 11. Vai da lui se vuoi ritornare a Tempestia. Se è fatto tardi, sicuramente sarà arrivato qualche nuovo sfidante in palestra. Non vedo l'ora di accoglierlo. Ciao ciao. Quindi arriviamo dietro alla palestra e otteniamo un fortun nuovo. Quindi posso insegnare Porca, ciao 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 ciao. A Poliwhirl insegniamo Surf al posto di Pistolacqua. Devo togliere bolla in realtà. Ho sfidato la famiglia Vinci, ma quattro lotte una dopo un'altra sono troppe per me, mi hanno annientato. Ma tu è per tornare a Tempestia. Ho visto uno spazietto qui. Ah, ma è tutto con taglio, che non posso usarlo. Ok, quindi potremmo tecnicamente andare avanti. C'è la famiglia Vinci. E... ah, non me la ricordavo così. Ma sì, dai. Beautiful, prossima scelta. No, ho sbagliato, potevo mettere tranquillamente Hornworm. Ma sì, dai. Ok, il tuo turno, va bene, è un Victor. Che culo. Sì, vabbè, dai. Boh, ciao. E che diamine. Che belle queste sfide. Non ho capito. Perché ci sono andato, non lo so. Ouch, pensavo di farcela, vabbè. Non è andata come speravo, ok. Cacturne nella prossima scelta, casualmente ovviamente, mi viene messo capolvo, comunque mi serve. Quindi utilizzerò beccata con sua... oh madonna, la vedo dura adesso, aspettate un attimo. Codacciaio. Ulla. Ok, no, niente. Pensavo di rischiare, ma non è così. Sì, ti aumenta tutto, va bene, solo a me che non attacca. Ovviamente, il mio Pokémon non attaccherà. Non attacca più. Ok, male male. Ora ferro artigli con Metang. Non usare terra in besta, che palle. Dai, almeno batto l'ultimo e termino la parte. Sì, ciao. Assolutamente. Lasciamo perdere, va. Si è visto. Beh, Metang, magari riesci a fare qualcosa tu. Ferro artigli, vediamo se funziona. No, neanche lontanamente. Anzi, peggio ancora, ma paralizzato anche. Ok, uno è andato. Nidorina, prossima scelta, confusione. Magari se lo ricarico. Ok, non volevo nemmeno farsi sfida. Perché l'ho fatta? Non sono molto sveglio. Attacco rapido. Igeo, ottimo, ottimo, ottimo. No, così no. Così meglio usare una gazzosa. Sì, anche il brutto colpo ci mancava, veramente. Ottimo. Che culo, che culo. Ultima scelta è Espion. Posso? E dai. E abbiamo perso, mi sa. Sì. Ok, andate a fanculo. Come? No. Ok, dai. Io termino qui l'episodio, ragazzi. Spero che sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento in descrizione. Ci vediamo dopo con l'ultima parte di questo. Un saluto a Teo. E ciao ciao.